Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Danico94, esperto di Crash Bandicoot. In questi giorni è uscito il nuovo trailer di Crash Team Racing Nitro Fueled e c'è stato l'annuncio che ha diviso in due i fan, ovvero la presenza degli elementi di Crash Nitro Kart, gioco del 2003 uscito per PS2, Xbox, GameCube, Game Boy, N-Gage, cellulari e tostapane. Perché ha diviso in due i fan? Ha diviso in due i fan perché ci sono sempre quelli dallo zoccolo duro, teste di cazzo, che dicono che Crash dopo PS1 è letteralmente merda, che è morto, che non vale la pena giocare ai giochi PS2 e Game Boy Advance, perché per l'appunto non sono giochi belli, non sono ritenuti giochi all'altezza dei primi 5, che poi di per sé Crash Bash è una merda, una schifosissima merda, ma le persone lo sopravvalutano perché infanzia. Ora, io sono sempre stato del parere che ogni gioco di Crash, vecchio o nuovo che sia, abbia qualcosa di bello anche in un gioco in cui non puoi trovare niente di bello, come Crash Boom Bang ad esempio. Crash Boom Bang non è un gioco brutto. Crash Boom Bang è un Mario Party. Se una persona è abituata a Crash Bash come party game per Crash, appunto, non vuol dire che Crash Boom Bang, essendo un party game diverso, sia un gioco brutto. Possiamo prendere come pro di Crash Boom Bang, per l'appunto, il design, lo stile grafico, davvero molto carino. Allo stesso modo potremmo dire la stessa cosa di Crash Nitro Kart. Nonostante io sia uno dei pochi o uno dei tanti, dipende da come si guarda la situazione, che non apprezza davvero tanto Crash Nitro Kart, vuoi perché non mi piace il setting spaziale alieno e vuoi perché i kart mi sono sempre sembrati molto lenti e mi faceva sempre male il pollice quando schiacciavo quella X sulla PS2. Ho sempre trovato però il gioco un buon gioco da giocare. Quindi io di per sé non capisco chi è triste, scontento, deluso da questa aggiunta. Ma di questo ne parleremo dopo, perché comunque mi avete fatto diverse domande sia sotto i commenti dei video e in privato, che mi hanno portato anche alla visione di un video di un altro youtuber, di cui appunto parleremo dopo. L'aggiunta dei kart di Crash Nitro Kart già ci doveva fare pensare che c'era qualcosa sotto. Io sono sempre stato dell'idea, infatti, che avremmo avuto i personaggi e le piste di CNK, e così è stato. È stato annunciato, infatti, che insieme alle piste e alle arene ci saranno anche i personaggi. Personaggi come Zem, i grandissimi e immancabili leggendari personaggi. Velo, Trance, Crunch, basta. Perché comunque ci sarebbero anche i boss, ma i boss nella versione PS2 non erano presenti come personaggi giocabili. Erano presenti nella versione per Game Boy Advance. Vabbè, comunque se dovessero metterli in considerazione sarebbero Krunk, Nash, Norm e Giri. Ora, evviva Donna Crunch! Ma quello che è la notizia più bella è che comunque Binox, Activision e Vicarious prendono in considerazione i giochi post PS1. Ti è fan puristi del cazzo. Quello per l'appunto che mi ha fatto piacere è che abbiano preso CNK in considerazione. Questo semplicemente perché Crash Team Racing Nitro Fueled non è semplicemente un gioco su CTR, è un gioco a tutto tondo sui giochi racing di Crash. Parliamoci chiaro. Crash Team Racing ha avuto un potere mediatico talmente incredibile che ha creato una serie a sé, parallela, basata su Crash che corre su auto e kart. È nato Crash Nitro Kart, è nato Crash Tag Team Racing, sono nati spin-off su mobile come Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, Crash Bandicoot Nitro Kart 2, capite? E questi qua per i cellulari sono giochi che hanno venduto uno sfracelo sull'App Store. Sono stati i primi, proprio nella top 10,
primi dei giochi più venduti sull'App Store. Non so se rendo l'idea. Quindi sono contento di questa aggiunta, specialmente perché da quello che abbiamo visto in Wumpa Meccanica e in Viale Elettrone, le piste sono completamente rivisitate. Ad esempio Wumpa Meccanica ha un non so che del castello, di Cortex, dei livelli di Slippery Climb o Stormy Ascent. Mentre Viale Elettrone è tutto così Vaporwave, che è proprio una bellezza da vedere. E questo mi fa capire pure che comunque le piste originali di CNK erano sì belle, ma non è che erano chissà che cosa. Ma questa è anche complice la grafica di PS2. No, non è vero, è una cazzata questa, perché comunque gli ambienti belli li potevano fare comunque. E Vicarious, che sinceramente non mi è mai piaciuta come sviluppatrice e mai mi piacerà, però sono sempre pronto a essere smentito con il nuovo gioco. Quindi, mi avete chiesto, oltre a cosa ne pensassi di CNK in CTR Natrofield, mi avete chiesto cosa ne pensassi del parere di ZeroDX, Enrico ZeroDX, il noto youtuber. C'è da dire che io seguo Enrico da moltissimo tempo, dal video riguardo al server down di PlayStation Network. Sto parlando di eoni e eoni fa. Sono anche apparso in un suo video, dove per l'appunto mi mostravo con i due manga di Crash 2. È un bravissimo ragazzo e ha una capacità di editing video mostruosa. Il problema si pone quando, secondo me, deve andare a dare delle opinioni riguardo i videogiochi. Sia chiaro, ognuno ha i suoi gusti e ognuno può dire quello che vuole, assolutamente. Però il tono è importante, Enrico. Io ti seguo da tantissimo tempo e nonostante io ti segua, spesso e volentieri mi trovo in disaccordo con quello che dici, come quando hai paragonato The Last of Us a God of War, dicendo che God of War, il 4, quello con Atreus, è una merdina rispetto a The Last of Us. Ora, io non voglio mettere in relazione The Last of Us con God of War, perché sono giochi differentissimi, e questo credo che tu lo sappia benissimo. Ma da qui a dire che God of War è una merda, che cazzo dici, scusa? Ecco, parlando però di Crash, che è un argomento che ci appartiene molto di più, io ho visto la tua direct nelle storie di Instagram, dove per l'appunto facevi la reaction del trailer in diretta. E hai visto che eri contentissimo, ero contentissimo anche io, vedendo quelle piste, perché tu pensavi, e l'hai detto, che fossero piste nuove. Subito dopo fai la storia, abbastanza deluso, dicendo no ragazzi, quelle piste sono di CNK, non sono piste nuove. Ora, io questa ipocrisia non la capisco. Cioè, hai visto spezzoni di Viale Elettrone e di altre piste di CNK che non mi sovvengono attualmente perché i nomi di CNK sono facilmente dimenticabili. Quello che hai visto ti è piaciuto perché pensavi fossero piste nuove, però non appena hai saputo che fossero piste di CNK sei rimasto deluso. Ora perdonami, ma quello che hai fatto è una cazzata. Tu ti stai lamentando semplicemente di un'aggiunta in più che rende l'originale CTR, che ha 18 piste, un gioco con molte più piste, 31, con alcune altre da annunciare. E ti stai lamentando semplicemente di aggiunte. Posso capire la lamentela su Zam e Zem, perché sono dei personaggetti del cazzo. Però, dell'aggiunta di Velo, dell'aggiunta dei boss, che non si sa ancora, non ti puoi lamentare fino in fondo, perché anche stesso tu, che sei un purista di Crash, perché si è capito, dai, tu sei un purista di Crash, ti piace il Crash della Naughty Dog, tu non puoi lamentarti delle aggiunte dei personaggi di CNK perché sono stati realizzati da Charles Zembilas, quello Zembilas che ha realizzato i personaggi della trilogia, tranne Nitrox Oxide, che è stato fatto da Bob Rafael. Capisci quello che ti voglio dire? Cioè, entri in una strana sfera di ipocrisia e secondo me questa cosa non ti si addice. Ora, io non so se tu vedrai mai questo video, cioè se lo vedrai per me già sarà una mezza vittoria, perché comunque vuol dire che i miei video raggiungono
molta più gente di quanto mi aspettassi. Però quello che ti voglio dire è che secondo me tu dovresti far capire che quello che dici sono tue opinioni e non verità oggettive. Perché quello che traspare dalle tue parole è per l'appunto un pensiero oggettivo, quando di oggettivo non ha niente. Le piste di CineK, credo tu abbia visto i confronti, sono completamente stravolte, sono più veloci, manca l'antigravità, e già di per sé questa è una grande cosa. Ma soprattutto, togliendo tutto quanto, l'importante non è quello che aggiungono, l'importante è il gameplay, Enrico. Perché quello che loro devono fare, Vinox, quello che Vinox deve fare, è cercare di essere più fedele possibile al gameplay originale di CTR, che è rimasto senza tempo. Ancora oggi è giocabilissimo più di un Mario Kart. Quindi potrebbero anche mettere le piste di Crash Tag Team Racing, di cui mi auguro, perché comunque alcuni mi diranno ma Daniele è impossibile mettere le piste di Tag Team Racing perché sono completamente diverse, pensate per le auto e non per i kart. Cazzate! Perché abbiamo visto benissimo in Crash Bandicoot Nitro Kart 3D per iPhone che hanno inserito le piste di Tag Team Racing con il gameplay di CTR. Quindi possono fare la qualsiasi. E poi sinceramente io voglio Nina Cortex. Quindi anche stesso tu non puoi lamentarti di aggiunte in più. È una cazzata lamentarsi di aggiunte in più. Dovresti lamentarti di CTR Netherfield qualora facessero degli strafalcioni nel gameplay, come ha fatto Vicarious con Insane Trilogy, che ha delle hitbox di merda. I salti sono di merda e praticamente la gente gioca pensando wow, è uguale all'originale, quando invece non è per niente uguale all'originale. Il remake di CTR è un'operazione molto rischiosa, perché se sbagliano anche solo un pelo dell'originale ti sfasa completamente il gameplay. Già il fatto che comunque non si vedevano inizialmente le riserve, molti hanno iniziato a preoccuparsi. Fortunatamente le riserve ci sono, c'è addirittura il Selfie Fire, quindi renditi conto. Però per l'appunto la fregatura è dietro l'angolo. E io spero appunto che Vinox abbia studiato davvero bene le basi, non come Vicarious, la sopravvalutatissima Vicarious. Quello tuo, Enrico, è un odio arbitrario e parziale, secondo me. Anzi, dovresti apprezzare l'impegno, perché Vinox sta aggiungendo delle cose che nell'originale non c'erano. E, come ho sempre detto io, Nitrofueled non è un remake 1-1 di CTR. È una lettera d'amore a tutta la serie. Possiamo vedere il frappè Wumpa in Arena Piccola. E quindi già il frappè Wumpa potrebbe farti pensare che potrebbero esserci elementi di Tag Team Racing, che io spero. Comunque, chiusa questa piccola parentesi, che forse un giorno riprenderò, perché vedendo il tuo Zero Play su Ira di Cortex ho notato un paio di cose che secondo me hai sbagliato a dire. Però comunque non le prendere come offesa, prendere più che altro come un rispetto il tuo parere, ma non posso condividerlo. La presenza di CNK, degli elementi di CNK in CTR Nitrofueled è un'ottima aggiunta. Rende il gioco più vario e soprattutto ci fa rendere conto che Ensign Trilogy e Nitrofueled non sono reboot, ma sono semplicemente dei rifacimenti dei vecchi giochi, delle celebrazioni. Io non vedo l'ora davvero di vedere Crash Bandicoot in HD. Entrance no, Entrance sinceramente è un nuovo, quindi sarà leggermente più smussato, quindi non credo che ne varrà la pena da vedere in HD. E ci si vede nel prossimo video, ragazzi. Viva Crash e viva CTR Nitrofueled e viva Crash PS1 e post PS1.